Ciao ragazze, allora è la terza volta che cerco di girare questo nuovo video, ma puntualmente quando io devo girare un video il telefono squilla, la porta che bussa, vabbè, speriamo che adesso vada tutto bene, ho avvisato tutti, speriamo che... Ecco il telefono, comunque andiamo avanti. Allora mi scuso per due cose, per il casino che vedete alle mie spalle e soprattutto per il mio aspetto perché... Veramente ragazze, in Sardegna questi giorni sta veramente facendo un caldo terribile, non si dorme, non c'è un minimo di refrigerio neanche la notte, ci sono 40 gradi il pomeriggio, quindi vi potete immaginare cosa sta succedendo in questa terra. Io sono sarda, sono nata qua, ma io il caldo non lo sopporto, quindi veramente no. Vivrei sicuramente da un'altra parte. Va bene, a parte questa piccola parentesi, oggi è un video, il mio primo video che appunto giro su un'altra delle mie passioni che spero comunque vi possa interessare, perché questo è un video che nasce appunto prevalentemente per il make-up. Ma comunque è un video, è un canale, scusate, che nasce per raccontarvi le mie passioni. Io spero chiaramente che questa passione vi accomuni a qualcuno di voi e che comunque possiate apprezzare e possiate comunque avere la voglia di scambiarci opinioni, eccetera. Allora, oggi è un video libri. Non ho assolutamente idea di come intitolerò questo video perché comunque non posso intitolarlo Preferiti del mese perché questi due libri li ho letti giugno, metà luglio, insomma non saprei proprio come intitolare questo video, ci penseremo più avanti. Quindi oggi vi voglio parlare di libri. Allora, premetto che io sono cresciuta in una casa stracolma di libri, perché mia madre è un'appassionata di letteratura e di libri. Sono cresciuta con librerie colme, ogni libro aveva la sua storia, libri di mio nonno, dei miei nonni, dei miei zii, veramente un'eredità che si è tramandata e questo è molto bello. Devo essere sincera, non sono stata fin da piccola un'appassionatissima, tipica secchiona che leggeva, non lo sono stata mai neanche a scuola. Però c'erano delle persone, degli scrittori che io ho amato fin da subito, perché la mia mamma comunque ha fatto sì che io amassi questi scrittori, e una in particolare è una scrittrice donna, ed è in particolare appunto Isabella Allende. Allende è una donna che io adoro. Una donna che mi ha regalato tanto, che mi regala tanto ogni volta che io rileggo i suoi libri, perché comunque periodicamente li rileggo, perché sapete che un libro non va mai letto una volta soltanto, almeno questo è un consiglio, perché noi cresciamo, noi cambiamo, quello che non abbiamo colto, non ci ha fatto emozionare mai la prima volta, ci farà sicuramente emozionare la seconda, la terza, quindi ci sono dei libri che per me non sono assolutamente da leggere una volta e mettere via, sono da portare nel cuore e con sé ovunque. Uno di questi è il primissimo libro che Isabella Allende scrisse nel 92, quindi precisamente l'anno in cui sono nata io, 31 anni fa. Sì, bene, ragazzi, io sono vecchiotta. Questo libro appunto è La casa degli spiriti. Come potete vedere, questo libro è parecchio, parecchio rovinato perché è la copia comunque di mia madre, quella che poi ci ha dato in eredità. Fratello, oddio, mia madre non è morta, nel senso, detta così sembra che mia madre, no, è viva, sta benissimo, l'adoro e parliamo tanto tanto di libri, nel senso che comunque è l'unica copia che abbiamo in casa e quindi è consunta da varie mani che l'hanno tenuto appunto in mano. E niente ragazze, che dire di Allende? Allende è una donna sicuramente fuori dal comune, perché riesce ad essere romantica, ad essere passionale, ad essere cinica, ad essere divertente. Ha avuto una vita parecchio difficile perché è nata in Cile, precisamente
precisamente a Lima nel 42, ed è vissuta in Cile fino a 7 anni. La noce non sono andata a sto leggendo perché comunque non ricordo benissimo le date. E lei era la nipote di Salvador Allende, che comunque sappiamo che fece tanto per il Cile, questo non venne riconosciuto, e poi lui comunque alla fine per vari motivi si tolse la vita, questo perché non voleva comunque essere ucciso, voleva dare tutto al suo paese. Un uomo democratico, un uomo generoso, un grande statista cileno. Allora, lei visse appunto la sua vita circondata da questi grandi personaggi, conobbe Pablo Neruda, che io stradoro, e quindi comunque influenzò nella sua vita e nella sua scrittura la conoscenza di questo genio, di questo poeta che ci ha dato tanto. È difficile parlare di un'autrice perché comunque racchiudere in pochi minuti comunque la vita e tutto quello che un'autrice ti può dare, di uno scrittore ti può dare, è molto molto difficile, quindi scusate se magari non riesco che a volte mi incanto perché comunque il cervello sta cercando di connettere. La Casa degli Spiriti appunto è il primissimo libro che lei scrisse ed è appunto un libro bello perché è divertente. È una saga familiare, ricorda parecchio il Cent'anni di solitudine di García Márquez, che è un altro libro che io adoro, che consiglio, perché sono i classici che comunque dobbiamo assolutamente leggere perché ci servono per tante cose, per vedere come si è evoluto il modo di scrittura, per vedere come determinati autori hanno scritto vivendo in un periodo storico. Insomma, tante cose devono essere messe in considerazione, quindi è giusto che insomma ci facciamo una cultura generale. Io chiaramente leggo anche autori contemporanei, ne parlerò con il futuro dei miei autori preferiti contemporanei, che comunque scrivono in un modo diverso, ma che adoro lo stesso. Che uno può essere Baricco, l'amore della mia vita che è David Grossman, eccetera, eccetera, ce ne sono vari. Saviano, che insomma è nel cuore un po' di tutti. E niente, questa è una saga, La Casa degli Spiriti, è un racconto della sua vita, quindi il racconto di quello che ha circondato la sua vita e i suoi sensi da quando era piccina. È un racconto, una saga familiare, ciò significa che racconta la vita dei suoi nonni, le passioni, gli amori, gli intrighi, gli scontri, i dolori, tutto ciò che comunque gira intorno a una famiglia, le sofferenze, tutto ciò che fa parte di ogni famiglia. Lei lo fa in modo fantastico, in modo magistrale, in modo ironico, in modo passionale, in modo emozionale. Lei veramente è una donna che riesce a emozionare raccontando comunque le cose quotidiane. Perché La Casa degli Spiriti? La Casa degli Spiriti perché? Perché a volte non ci rendiamo conto, ma le persone che hanno vissute prima di noi sono degli spiriti. Probabilmente per chi ci crede sono veramente degli spiriti, ci accompagnano, ci guardano, sono una sorta di angeli. Io la interpreto un po' più, non so, in modo diverso da quello che potrebbe inizialmente fare riferimento con lo spirito. Le persone che sono venute prima di noi ci hanno lasciato qualcosa che è sempre in noi, che può essere i nostri occhi, perché comunque siamo simili a loro nella fisicità, ma ci hanno lasciato tanto, perché la mia mamma assomiglierà sicuramente alla mia nonna, la mia nonna alla mia bisnonna, ognuno ha qualcosa di loro, questo è molto bello. Le passioni, la passione della musica, che nella mia famiglia è comunque una costante, quindi lo spirito di tutte queste passioni, degli amori, è in noi. Quindi io sono felice quando qualcuno racconta le passioni della propria famiglia, perché noi siamo le passioni dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri zii, tutti coloro che hanno fatto parte, quindi il loro spirito, il loro amore è
sempre con noi. E questo è un po' quello che racconta lei, le sue emozioni, le sue paure, le paure della sua nonna. La sua nonna è stata per lei che la protagonista, una delle protagoniste, ma comunque quella centrale, è Clara, una donna fuori dal comune, che assomiglia molto sicuramente a lei, che viveva di passioni, che viveva di emozioni, che era una donna fuori dal comune. In quel periodo era sicuramente diversa, non era lo stereotipo di donna che possiamo riconoscere in quel periodo. Si avvicinava sicuramente al periodo in cui siamo cresciute noi, dove la donna era libera di amare il suo corpo, di amare la sua sensualità, di amare con passione, di godere di tutti i piaceri della vita. E niente ragazzi, questo libro io veramente lo consiglio, perché per me è il libro, uno dei miei libri della vita, ma quasi tutti quelli di Allende. Ve ne parlerò poi in seguito, perché ripeto, parlare di tutti i libri di Allende in 15 minuti no, sminuirebbe assolutamente la passione che ho e che lei mette nello scrivere, no, mi farebbe veramente male. Li amo tutti per vari motivi, in modo diverso, alcuni si incontrano. Niente, Allende è una donna, permettetemi il termine, con le palle, perché riesce a dire ciò che pensa, riesce a farlo in modo fantastico. I suoi libri sono avventure, sono amori, sono tutto ciò che comunque ci può far emozionare. Io adoro un libro quando mi emoziona. Sarà una banalità, probabilmente, sicuramente magari certi cercano anche altro nella letteratura, sì, il modo di scrivere, sì, è giusto. Però secondo me un bravo scrittore è colui che emoziona, che riesce a entrare nel cuore, nella persona e nella testa. E niente, questo è uno dei libri che io leggo, straleggo, rileggo. Poi, niente, io cosa dirvi? Spero che questa tipologia di video vi piaccia, perché a me parlare di libri mi piace tantissimo. Adoro veramente leggere, d'estate leggo chiaramente un po' meno, sto cercando di pulire i pilastri della terra di Ken Follett, ma veramente con questo caldo, andando al mare, io al mare passo la maggior parte del tempo in acqua perché non è possibile fare altro. La notte si esce, si torna tardi e io non ho voglia di leggere, insomma leggo, perché per me è una droga. La lettura è assolutamente una droga, come sta diventando YouTube, perché adoro fare questo. Quindi sicuramente parleremo ancora di video. Fatemi sapere ragazze se vi piacciono questi video, quali libri leggete, quali sono i libri della vostra vita, quali avete nel cuore, quali vi hanno fatto emozionare di più. Io sono veramente felice. Consigliatemi qualcosa da leggere e chiaramente consigliatemi sempre il perché, perché comunque sono curiosa di sapere cosa avete colto, cosa vi ha attirato, cosa vi ha stretto così forte da poter dire questo libro ce l'ho nel cuore, ma voglio che un'altra persona si emozioni leggendolo. Niente ragazze, io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo alle ragazze che commentano, che si sono iscritte, grazie veramente di cuore. Io vi mando un bacio, un abbraccio, vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao!